Salve, benvenuti al primo numero, questa volta ufficiale, di Citizen Video Magazine, la rivista che parla di Rimini, dei suoi personaggi e delle sue contraddizioni. Come avrete capito dalla scorsa puntata, la puntata pilota, noi ci occupiamo di opinione non allineata. Chi siamo noi per esprimere un'opinione? Nessuno. Un numero, come tutti voi. Come ogni anno è uscita impietosa la classifica della qualità della vita nelle città italiane. Quest'anno la novità è che le classifiche sono due. Una è uno studio dell'Università La Sapienza di Roma pubblicato in Italia Oggi, l'altra è la solita classifica del Sole 24 Ore. Il sindaco Gnassi, chissà come mai, preferisce quella del Sole 24 Ore, forse perché ci fa guadagnare un paio di posizioni. Noi abbiamo letto entrambe le classifiche, anzi ve le linkiamo in descrizione così potete giudicare da soli. Dobbiamo dire che quella di Italia Oggi, quella dell'Università La Sapienza di Roma, è molto più specifica e va molto più nel dettaglio. A cosa serve il dettaglio per stabilire la qualità della vita? Beh, proviamo a fare un esempio. Mettiamo i chilometri di piste ciclabili che il Comune di Rimini mette in fila nelle sue statistiche. E certo sono un parametro di una buona qualità di vita, però poi bisogna vedere cosa respirano i ciclisti. La nostra qualità dell'aria non è così buona, è da bassa classifica anche se mettiamo i rilevatori in mezzo al parco. Poi bisogna anche vedere queste polveri sottili che effetto hanno sui ciclisti, e noi come percentuale di morti per tumori siamo molto in basso nella classifica. Un altro esempio, le start-up. Rimini ha una buona posizione per quanto riguarda l'avviamento di start-up, di nuove imprese, magari di imprese giovani, però poi andiamo a vedere che come disoccupazione giovanile dai 24 anni in giù siamo molto molto bassi in classifica. Allora, come detto, le classifiche sono linkate, io vi consiglio di andarle a vedere per poter giudicare, anche perché il parametro più contestato, quello della criminalità, sì, ha a che fare col turismo, ma non così tanto. Ce l'ha dimostrato anche il procuratore capo Giovagnoli, che si è appena dichiarato dimissionario, o meglio, verrà trasferito a Bologna, in un titolo di giornale molto significativo in cui fa capire come sì, la delinquenza verrà anche da fuori, ma trova un bel appoggio qua sul territorio. Parliamo ancora di criminalità, questa volta però scendiamo nel dettaglio per raccontare una storia di criminalità disorganizzata e della legge che gli va dietro, perché alcune volte i meccanismi che servono per tutelare le vittime anche dopo il reato si inceppano. Per raccontare questa storia bisogna tornare con la memoria ad un anno fa, quando in un condominio di Gaiofano una signora di 80 anni venne immobilizzata e derubata nel suo stesso appartamento da una coppia che poi risulterà essere sposata. Tra l'altro la ragazza della coppia si scoprirà essere cresciuta proprio nel palazzo. I due vengono presi quasi subito. Lei viene affidata alle cure della madre perché ritenuta nell'occasione incapace di intendere e volere, lui viene affidato al carcere. Lui in carcere, lei a casa, pentiti? Non saprei, giudicate dal resto della storia. Dopo qualche tempo anche lui matura i benefici per essere posto agli arresti domiciliari, tutto secondo legge. Ma indovinate dove viene messo i domiciliari? Esatto, proprio nel palazzo della vittima, anzi, proprio nella stessa riga dei campanelli della vittima. A questo punto qualcuno di voi potrebbe pensare che il favore di tenerla a domiciliari l'ha fatto la madre della ragazza. E invece no, perché la madre proprio non ne vuole sapere niente. Il favore è stato fatto da una vicina che, poverina, è in una condizione tale che qualche volta gli viene combinato ricovero coatto. Ora, l'altra sentenza non spetta ai posteri, spetta al tribunale di sorveglianza. Com'è possibile che l'aggressore venga messo in domiciliari nello stesso palazzo della vittima, tra l'altro a casa di una persona che, poverina, non è in grado di badare neanche a se stessa? Ebbene sì, nonostante il Consiglio Comunale sia ritenuto un luogo estremamente noioso, è ancora in grado di offrire qualche show ben al di sopra delle righe. Infatti, in una serie di interrogazioni riguardante l'annosa questione del campo nomadi, del suo smantellamento e relative ricollocazione, il consigliere dell'opposizione Filippo Zilli, opposizione si fa per dire perché ormai lì dentro sono tutti di destra, ha avuto la brillante idea di chiedere al vice sindaco Gloria Lisi delle spiegazioni sulle denunce delle effettuate dopo essere stata gravemente offesa in un post relativo alla questione su Facebook. Il povero consigliere Zilli, come spiegherà lui dopo una solenne bastonata, voleva chiedere se fosse necessario denunciare anche le persone che avevano semplicemente scritto che schifo. Ma
prendiamo i popcorn e godiamoci la risposta del vice sindaco Lisi. Sorrido perché il sorriso non mi manca mai, ma adesso. Signori assessori, signori consiglieri, vi invito innanzitutto a mantenere la calma, allora, a mantenere il silenzio, a lasciar parlare il vice sindaco Lisi, che sono sicura si esprimerà in modo corretto. Grazie vice sindaco. Prego. Chiedo perdono alla Sise e alla Presidente, gliel'ho già purtroppo anticipato che non avrò un lessico consono a un consiglio comunale, ma poi mi spiegherò bene. Dunque, in merito all'interrogazione del consigliere Villi recante oggetto divieto alla libertà di espressione, si precisa quanto segue. La querela presentata nell'estate 2017 dalla sottoscritta, quale persona offesa dai reati posti in essere, e la querela presentata tramite l'avvocatura civica dell'amministrazione comunale, non riguardano affatto la censura della libertà di espressione, che non è in discussione trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito. L'oggetto delle querele riguarda invece ignobili espressioni diffamatorie a sfondo sessista, razzista e dichiaratamente palesemente fascista, tramite le quali la sottoscritta è stata ripetutamente diffamata con espressioni volgari del tipo: adesso io mi chiedo se un consigliere che partecipa sabato scorso, non 100 anni fa, a una marcia contro la violenza alle donne, se è lo stesso consigliere che domenica era accanto a Jessica Notaro in un'altra situazione sempre contro la violenza alle donne, se queste frasi che adesso ripeterò in questo consiglio fossero state rivolte a sua madre, perché ancora non è sposato ma domani è la sua futura moglie, avesse detto: prego, fate pure, libera espressione. Pensa a fartela coi negroni, cogliona. L'unico modo giusto sarebbe appenderla in pubblica piazza, lei e il sindaco, due corrotti che pensano solo a sistemare gli zingari e i clandestini. Ce ne fossero di più di aggressioni verso i neri merdosi, oppure una schifezza umana, una mondetta, una lurida puntini puntini. Le auguro di passare quello che ho passato io, sta lurida, pagliaccia, stupidi, ridicola, vergognosa, donna di merda. Si vede che le piace il bastone di ebano. Vice sindaco, abbiamo assolutamente compreso l'ignobiltà delle espressioni che sono state. Abbiamo perfettamente. Il consigliere Zilli a tal proposito è invitato a studiare la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla sostanziale differenza fra la legittima critica politica, che ci sta, e l'aggressione diffamatoria alla dignità della persona. Non ha quindi alcun senso né alcun fondamento parlare di libertà di espressione, è evidente, a fronte di espressioni di questo genere. La Costituzione tutela le libertà di manifestazione del pensiero, ma non l'inesistente libertà di diffamare ed aggredire le persone. In merito alle richieste inammissibili del consigliere Zilli, preciso che a i cittadini querelati per frasi palesemente diffamatorie, per immagini che incitano alla violenza, alla discriminazione razziale, con violazioni della legge Mancino, e per frasi che costituiscono vere e proprie apologie di reati commessi sul nostro territorio, si veda il tentato omicidio dell'Emmanuel Mani, sono indicati nelle querele di Gloria Lisi con i nominativi da loro stessi utilizzati su Facebook, e quindi è in corso un'indagine della polizia giudiziaria per la loro esatta identificazione, che allo Stato non è nota neppure alla sottoscritta. In ogni caso sappia il consigliere che tale richiesta è palesemente inammissibile, poiché c'è un procedimento penale in corso, nessuna querela quindi verrà ritirata. Ed è bene ribadire che l'interrogazione del consigliere, così come tutte le sue richieste, non hanno nessun fondamento. Grazie. Che dire, consigliere Zilli? È ovvio che quando un vice sindaco fa una denuncia su una cosa così grave vengono sentiti tutti a qualsiasi titolo. Meno ovvia è la palla che lei ha alzata a centinaia di metri da terra. Io dico che neanche Gandhi avrebbe rinunciato alla schiacciata umiliante. Però non si preoccupi, perché anche le figure di merda servono a crescere.
Nel frattempo pregherei il servizio di supporto del Consiglio Comunale di sostituire la sedia del consigliere con un bel girello. Per fortuna c'è chi a Rimini si dedica a più nobili propositi, perciò ora parliamo di tette, o meglio di allattamento. So che ho deluso qualcuno, ma per le tette c'è Instagram. Probabilmente le conoscete per i flash mob che fanno ogni anno in centro a Rimini. Loro sono legami di latte, ma sono e fanno molto di più. Sentiamolo dalla loro voce. Allora, il gruppo Legami di Latte Rimini è nato a seguito del flash mob del 2014, ottobre. Io, Giorgia Ricciotti, Valentina Rosetti, Chiara Rigoni e poi si è unita Serena Rossi, portiamo avanti questo gruppo di sostegno alle mamme e all'allattamento. Non è un sostegno all'allattamento, come posso dire, da fissate, perché alcune lo pensano, possiamo sembrare un po' fissate sulla materia. No, in realtà è un sostegno alle mamme, a tutto quello che un allattamento al seno o misto o anche semplicemente con latte artificiale può comportare. E il gruppo serve appunto come sostegno perché ci siamo trovate di fronte a momenti di forte solitudine da parte delle mamme, di fragilità. È un gruppo molto serio che si basa su comunque dati certi. Noi le informazioni che passiamo sono tutte derivate da OMS, ricerca scientifica, non diamo soluzioni generalmente, diamo aiuto e ascolto. Questo gruppo è chiuso, abbiamo delle linee guida che seguiamo in maniera anche forse un po' troppo severa, quindi sono banditi consigli medici o richieste di consigli medici o richieste farmacologiche, quelle assolutamente cerchiamo di non darle e di non farle richiedere da parte delle mamme. Inoltre non tocchiamo argomenti, come posso dire, quello dei vaccini, che è un tema estremamente sensibile, o comunque tematiche che su un social oggettivamente non possono avere uno sviluppo di un certo tipo. Nel tempo successivamente abbiamo sentito l'esigenza da gruppo semplicemente Facebook di creare qualcosa di più forte, cioè di vederci con le persone, con le mamme. Arbor Vitae ci ha dato uno spazio che sfruttiamo e due volte al mese, e abbiamo visto che ha tantissimo seguito, che le mamme vengono, che ci seguono, nonostante non abbiano più bimbi neonati, quindi in fase semplicemente di allattamento, ma che crescono perché si creano amicizie, si creano appunto legami e c'è un rapporto di fiducia e di complicità che va oltre il mezzo Facebook. Quindi abbiamo fatto avvicinare le persone e a noi piace molto questo, guardarci a volte negli occhi, confrontarci, confidarci e anche semplicemente stare insieme un paio d'ore la mattina o il pomeriggio, come poi avverrà nella prima parte dell'anno prossimo. Sono Chiara Rigoni, consulente professionale in allattamento materno IBCLC. Legami di Latte è un gruppo di sostegno tra mamme, fatto per le mamme, che promuove la cultura dell'allattamento al seno. È un gruppo che nasce da Facebook, ma che poi da circa un anno ha deciso di incontrarsi due volte al mese, fisicamente, presso il centro Arbor Vitae di Rimini. La vera forza di questo gruppo è il sostegno, la condivisione delle proprie difficoltà, ma anche delle gioie che la maternità comporta e soprattutto appunto la condivisione tra mamme, il sostegno tra mamme. Io mi trovo adesso una coordinatrice di questo gruppo, ma è fondamentale lo scambio di opinioni, di idee e di vissuti da mamma a mamma. Bene, finisce qui il primo numero ufficiale di Citizen Video Magazine. Vi lascio mentre alle mie spalle scorrono le brutte immagini della passerella aggrappata alle mura malatestiane, ma anche queste devono essere documentate. Bene, alla prossima. Baci.